ultimamente si sente tanto parlare di rigenerazione urbana, ma cos'è in fondo effettivamente? Ce lo spiega il sindaco di Alife, Maria Luisa Di Tommaso. Sindaco, anche per il comune di Alife è stato approvato il progetto di rigenerazione urbana. Può spiegarci un po' cosa prevede il progetto? Sì, ieri in Consiglio Comunale abbiamo approvato la convenzione con altri 4 comuni, sarebbero Gioia, Sannitica, Prata, San Gregorio e Sant'Angelo d'Alife. E devo dire la verità, colgo l'occasione per ringraziare anche la minoranza, perché i 3 della minoranza che erano presenti in aula hanno approvato, per cui il progetto, o meglio la convenzione con gli altri 4 comuni, è passata in maniera naturale e all'unanimità, e di questo sono veramente fiera ed orgogliosa e li ringrazio. Il progetto di rigenerazione prevede una riqualificazione di tutte le strade, e alcune, lo dobbiamo ammettere, si trovano veramente disastrate e, oltre a costituire un pericolo per la pubblica incolumità in alcuni punti, non sono degne di stare in un centro storico come quello di Alife, per cui prevede questo progetto proprio una riqualificazione generale di tutte le strade, i viottoli, e speriamo di farcela in tutti i punti della città, insomma, con i soldi che ci perverranno, insomma, speriamo bene, incrociamo le dita con la riqualificazione della rigenerazione urbana. Sindaco, per l'appunto, quale sarà la somma impiegata per il progetto e come verrà comunque divisa? Sì, la somma complessiva è di 5 milioni di euro, chiaramente suddivise tra i 5 comuni, e andrà in base al numero degli abitanti, quindi alla popolazione. Noi innanzitutto preciso che siamo l'ente comunale capofila, e di questo siamo più che orgogliosi. A noi dovrebbero pervenire all'incirca 2 milioni, 2 milioni e 4 più o meno, 2,3, 2,4, e il rimanente sarà distribuito tra gli altri 4 comuni in base sempre alla popolazione residente. Sindaco, quali saranno le altre istanze presentate nell'ambito del PNNR? Sì, stiamo lavorando da 3-4 mesi veramente, insomma, tutti i giorni alacremente, e non nascondo, anche fine settimana, con il responsabile dell'area tecnica, con i vari supporti tecnici. Abbiamo già inoltrato parecchie istanze ed altre ne dovremo inoltrare in base alle varie scadenze. Riguardano, spaziamo praticamente dall'asilo nido, quindi al polo scolastico, alla riqualificazione della scuola media di via Gramsci, alla palestra, ancora al centro di raccolta dei rifiuti, al dissesto idrogeologico, che riguarda un poco tutte le zone, ed in particolare le zone a monte di Alife, quindi la zona San Michele, e che va dai confini di Sant'Angelo fino ai confini con Piedimonte, che poi è quella un poco la zona più critica, da dove scende la maggior parte delle acque. E quindi sono numerosi i progetti, sicuramente le strade, e poi abbiamo già iniziato con l'efficientamento energetico, come molti cittadini possono notare, siamo appena all'inizio, ma sicuramente è un progetto che toccherà tutti i punti luce della città, e comprese le frazioni, chiaramente. Da Alife è tutto, Rossella Sasso per casertasera.it.